oggi vogliamo cercare di penetrare un mistero di una storia, di un luogo, a noi ignota, non solo per la distanza di secoli che ci separa, da epoche lontanissime, che risalgono alla notte dei tempi, ma anche una storia che cultura e che a volte diventa difficile decifrare perché si perdono. Le tracce di quello che è stata storia, storia diventa leggenda e la leggenda porta dentro di sé alcune tracce della storia. Misteri che ci sono stati tramandati, è difficile oggi decifrare, e resta soltanto il mito. E noi oggi quello vogliamo raccontare, il mito di un Dio dimenticato, un Dio che si adorava qua, su questa montagna. Ha visto popolazioni antichissime, di secoli, di millenni, gli Oschi, i Sanniti, i Romani, i Lucani. Saliva su questo pendio per poter pregare la divinità prima di raggiungere il luogo di destinazione. E vogliamo rendervi partecipi di questo Dio dimenticato, questo Dio abbandonato, questo Dio per certi versi sconosciuto all'umanità. Sono fatto strada tra biancospini e faggi secolari e sono arrivato in questo pianoro, che è un luogo antico, misterioso, sacrale. E come dicevo prima, lo faccio con riverenza e rispetto per quello che ha rappresentato per gli antichi viaggiatori che salivano su questa vetta per adorare e ingraziarsi il Dio Alburno, così famoso che Tertulliano, scrittore romano, filosofo e apologeta cristiano, fra i più celebri del suo tempo, nel secondo secolo d.C., scrive: c'è un luogo ai limiti della pianura pestana dove si venera il Dio Alburno. La mia sete di conoscenza e di avventura mi ha portato oggi in località Costa Palomba, che appartiene alla catena degli Alburni, dedicati in antichità al Dio Alburnus. Questa divinità esercitava un forte ascendente sui Lucani, che erano insediati in questi territori. In effetti, poco più a valle si trova la città di origine greco-lucana, denominata Phasis, di cui poi successivamente preso il nome di Sant'Angelo a Fasanella. Credo fermamente che il popolo cilentano ha avuto una sua cultura,
un'evoluzione autonoma, indipendentemente dalle onde di migrazioni che abbiano potuto portare in questo territorio. Questa terra ha avuto una sua continuità culturale che andrebbe approfondita, ma purtroppo molte storie di questi luoghi sono intrise di cristianesimo, dominazioni e sottomissioni, e quello che era storia e cultura sono diventate leggende, mito, immaginazione. Sono arrivato finalmente in cima. La vista si perde nelle alture circostanti e dietro di me, alle mie spalle, nella sua fierezza, una scultura rupestre denominata l'Antece, che vuol dire antico, antecedente. È un rilievo magico che si impone con estrema disinvoltura. Raffigura un guerriero in una colata di pietra calcarea forgiata a fogliarina. La posizione del guerriero è che avanza con il piede sinistro ed è vestito con un chitone greco, indossa un cinturone a doppia fibbia. Al braccio destro leva una lancia in resta e in basso mantiene uno scudo ovale. Al braccio sinistro impugna un'ascia che, secondo le finalità magico-rituali, simboleggia il potere regale e allo stesso tempo le qualità divine del guerriero. Il volto del guerriero è ovale e disarmonico rispetto al corpo ed è difficilmente leggibile perché porta i segni di una furia iconoclasta messa in atto da parte dei cristiani che frequentavano la grotta di San Michele Arcangelo, appena qui sotto il paese, un culto introdotto dai benedettini nell'XI secolo. In questo luogo trova spazio la contemplazione, lasciando all'immaginazione fantasticare. Il mito è la base religiosa e culturale di un popolo, è la sua identità, è la radice della sua coscienza, del suo mondo meraviglioso, fantastico, straordinario. È l'espressione di un popolo che esprime il suo vissuto arcaico così misterioso, a volte da elevare la sua mente oltre il conoscibile, rivolgendosi alle divinità,
in un linguaggio poetico, mistico, spirituale. Ammirare questa immagine impressa sulla pietra evoca epoche diverse e mi riporta alla storia di questa gente che ha lottato per 300 anni contro l'imperialismo romano, gridando quell'intenso desiderio di libertà, e con loro in questi luoghi lo ha gridato anche Spartaco, perché Spartaco forse è un mito inventato, un mito neoclassico, ma la storia ci dice che Spartaco è stato in questi luoghi, ha calpestato questa terra. E se Spartaco, come scrive Plutarco, viene sconfitto da Crasso presso la palude lucana, sulla sinistra del fiume Sele, proprio qui davanti a me, a nord di Pestum, e ripiega poi verso i monti Pitilia, in Lucania, che oggi è diventato il Cilento, e quindi sono queste montagne, e Costa Palomba, già famosa per la sua sacralità, perché non poteva diventare la dimora eterna del gladiatore e condottiero Trace, che capeggiò la rivolta di schiavi, nota come terza guerra servile, di una delle più dure e impegnative che Roma dovette affrontare. Voglio credere che questa è la dimora eterna di Spartaco, per dare continuità culturale a questo territorio. So benissimo che la leggenda racconta una cosa e la storia un'altra, ma sappiamo che il tempo logora e dissolve la verità, e quel che rimane diventa leggenda o mito.